Per quanto riguarda la musica, ho scelto Playback, un album nel quale Jacques Doucet reinterpreta in chiave jazz alcuni brani di Bach. L'ho scelto perché, oltre alla serenità che mi trasmette nell'ascolto, credo che sia molto importante anche nel mestiere dell'architetto saper rileggere in chiave contemporanea gli insegnamenti dei grandi maestri del passato, di qualsiasi epoca, senza soffermarsi sugli stilemi o i linguaggi puramente superficiali di questi stili. Il libro che ho scelto è Se niente importa di Jonathan Safran Foer. È un libro che mostra in modo esemplare, come tutte le scelte che facciamo nella vita quotidiana abbiano un riscontro e un'influenza sulla società che andremo a costruire. Da cosa compriamo, a come ci spostiamo, a quello che decidiamo di mangiare. E questa necessità di coerenza tra le piccole gesti quotidiani penso che sia la stessa che serve nel processo creativo in architettura. Non sapendo quale film scegliere nella produzione dei fratelli Coen, scelgo l'intera loro filmografia. Mi affascina la loro capacità di essere ironici e allo stesso tempo molto crudi e profondi nell'analisi dei personaggi che descrivono o nelle storie che raccontano. E questa completezza narrativa è sempre raccontata, secondo me, con una fotografia esemplare, e quindi anche l'aspetto puramente estetico partecipa in maniera totale alla completezza e alla riuscita del loro film. Per rispondere alla domanda l'architettura tra sogno, utopia e realtà, faccio mie alcune parole di un brano del Nocciolo duro della bellezza che Peter Zumthor ha scritto nel 1991. La realtà che mi interessa e su cui intendo orientare la mia immaginazione non è la realtà delle teorie disgiunte dalle cose, ma la realtà del concreto, compiuto e costruito. È nella loro proprietà che cerco di penetrare con la mia immaginazione, avendo cura del senso e della sensualità, affinché scaturisca forse, lo dice Peter Zumthor, forse, la scintilla di una costruzione felicemente riuscita. La realtà dell'architettura è ciò che è concreto, ciò che si è fatto forma, massa e spazio, il suo corpo. Non vi sono idee se non nelle forme. Tra l'idea ed il progetto, le sensazioni, le emozioni e dei pensieri che scaturiscono da un'idea e confluiscono in un progetto. Penso che tutti i progetti partano da un principio ordinatore, da un'idea che sembra possa coniugare nel modo migliore le esigenze pratiche e l'aspetto formale. E nel corso del processo progettuale, che è sicuramente tortuoso, cioè non è lineare, ci si accorge quando si intravede l'idea capace di rispondere in modo coerente alle esigenze che il progetto poneva. E in quel momento l'intera struttura progettuale sembra cambiare completamente e tutto quello che avevamo pensato fino a quel momento viene completamente stravolto. In quel momento si prova una sensazione di benessere, di piacere proprio, che ci fa capire che quella è la strada giusta e sentiamo dentro di noi che quella è la cosa che vogliamo costruire. Una frase, un pensiero sincero da scrivere sul muro dell'architetto. L'iniziativa di Architects Party 2013 è in linea con i principi di Azero Studio. Esso infatti nasce con la volontà di rapportarsi con le persone. La scelta di collocare lo studio a un piano terra come una vetrina va proprio in questa direzione, cioè mostrare l'attività e il mestiere dell'architetto e tutte le attività ad esso connesse.